Preparevi per un viaggio travolgente attraverso gli eventi che segneranno le puntate della nostra amata soap, La Promessa, che ci terranno incollati ai nostri schermi nella settimana dal 26 al 30 giugno. La scena si apre sulle spettacolari competizioni aeree del campionato della Coppa Pedroques. Il Duca degli Infantes, figura chiave in questa scena, presenterà un'offerta intrigante al Marchese di Ruan, un'unione matrimoniale tra il giovane e coraggioso Manuel e la dolce Jimena. Ma mentre i piani sono in corso, Manuel è ignaro di ciò che si sta tramando alle sue spalle. Infatti, è completamente immerso nei preparativi del suo amato aereo, pronto per decollare all'alba per partecipare alla gara della Coppa. Ma l'euforia della competizione si trasforma in preoccupazione quando Manuel non fa ritorno come previsto. Sua madre Cruz e la sua amica Rana si trovano in preda alla confusione e all'ansia, alimentate sia dal ritardo inspiegabile di Manuel sia dal tempestoso maltempo che si scatena improvvisamente. Nel frattempo, assistiamo alla vicenda romantica di Teresa, Mauro e Leonor. Teresa, venuta a conoscenza dei sentimenti che Mauro nutre per Leonor, si trova in una situazione spinosa. Desidera rispettare l'amore che sta nascendo tra i due e fa sapere a Mauro che non ha intenzione di mettersi in mezzo. Tuttavia, questo gesto nobile provoca una grande angoscia in Teresa, che non può fare a meno di sfogarsi in lacrime davanti alle sue amiche Simone e Candela. All'improvviso, il dovere chiama. Alonso, in qualità di patriarca, rivela a Manuel il piano per il suo matrimonio con Jimena. Questo matrimonio dovrebbe essere la chiave per preservare l'eredità dei duchi, ma Manuel respinge categoricamente l'idea. Nel frattempo, la chimica tra Rana e Manuel cresce sempre di più, lasciando Maria Fernandez a riflettere sui sentimenti che la sua amica potrebbe nutrire per il figlio del marchese. Mentre il dramma romantico si sviluppa, altri personaggi e trame intriganti prendono forma. Rana finalmente ha un confronto con il misterioso chef, Curro, che fino ad ora è rimasto un enigma. Simona, curiosa e determinata, inizia a investigare sulla misteriosa figura del cuoco, cercando di svelare il segreto che si cela dietro la sua identità. Curro, nonostante l'ostilità e le continue respinte da parte di Cruz, persiste con i suoi progetti, mostrando una forza di volontà ammirevole. Rana, seguendo il consiglio di Maria Fernandez, prende una decisione dolorosa ma necessaria, si allontana da Manuel, capendo che la loro storia d'amore non potrebbe mai avere un lieto fine. Contemporaneamente, Teresa rivela a Leonor di essere a conoscenza della sua relazione con Mauro, aggiungendo un altro livello di complessità alla situazione. Nel corso degli eventi, il Duca degli Infantes fa un'offerta intrigante che potrebbe cambiare il corso della vita di Manuel per sempre. Intanto, l'inatteso ritorno di Jimena alla Promessa sconvolge i piani della Marchesa e coglie Manuel completamente di sorpresa. L'ultima parte della settimana si conclude con una decisione cruciale che Pia deve affrontare, interrompere o continuare la sua gravidanza. Le chiavi del palazzo finiscono nelle mani della sua nemica Petra, portando la tensione a livelli altissimi. Un viaggio avventuroso in volo tra Jimena e Manuel si rivela un disastro totale, in netto contrasto con l'esperienza di volo precedente di Manuel con la Exposito. Il contrasto tra le due esperienze mette in luce la complessità delle relazioni tra i personaggi e le sfide che devono affrontare. Insomma, ci attende una settimana ricca di emozioni, decisioni di vita o morte e svolte imprevedibili che potrebbero cambiare radicalmente il corso della storia in La Promessa. Non perdetevela!